Ora, tre interventi dei nostri rappresentanti del CGIE. Arcobelli che freme da tempo, poi cominciamo, Arcobelli comincia per A. Allora, in ordine alfabetico, poi Cioffi e poi Cioffi. Tocca a te. Vincenzo Arcobelli, che è un leone del comune tricolore negli Stati Uniti, in tutto il Nord America, sta svolgendo un lavoro veramente encomiabile. Ti ringrazio, segretario, buonasera a tutti i partecipanti. Per me è un privilegio essere qui oggi per parlare di una persona che mi manca, per parlare di un uomo che mi manca, ci manca e manca soprattutto agli italiani nel mondo e a questa nostra patria. Io ho avuto l'onore e il privilegio di seguire Mirko soprattutto nel periodo forse più difficile della sua vita, quando ha avuto purtroppo questa malattia che poi l'ha portato a lasciarci definitivamente. Risale al 27 dicembre di quel 2011, l'ultima telefonata tre giorni prima che poi prendeva la sua strada per la casa del padre. Quella telefonata mi disse: caro comandante, devi fare qualcosa per il comune tricolore, promettimi di fare il possibile. Io dissi semplicemente, con una frase che ormai non si usa più, forse una frase antica: obbedisco. E un grande abbraccio, e finita l'ultima mia conversazione. Quindi una promessa nei confronti di un uomo che ha dedicato tutta la sua vita, non solo come rappresentante parlamentare in Italia, ma anche per gli italiani nel mondo. Io dicevo, per me è un privilegio, ma voglio andare oltre il voto degli italiani all'estero. Si è parlato fino adesso della via di Tremaglia fino al voto, però qui dobbiamo parlare oltre il voto. Cosa ci ha lasciato Tremaglia? Ha lasciato un patrimonio, certamente, di ideali, di valori, che a prescindere dal colore politico, come diceva giustamente il senatore Micheloni, che apprezzo il suo intervento, quello di ieri e quello di oggi, perché Tremaglia, come tutti ben sanno, era contro la partitocrazia, che ho detto oggi al CGIE. Questa maledetta partitocrazia sta rovinando quella che è la politica, che la politica è servire la comunità, dovrebbe essere un privilegio. Servire le comunità, servire le persone che hanno di bisogno per portare e fare un percorso assieme nel progresso e nella civiltà. E allora io devo ringraziare i collaboratori di Mirko, perché dietro a un grande personaggio, a un grande uomo, ci sono sempre le persone che lavorano dietro le quinte e sono oggi presenti qui. Mi riferisco a Carlo Cioffi, mi riferisco a Giuliana, alla Veronica e altri che magari non vorrei qualche gaffe, ma dico tutti i collaboratori. E quando Mirko Tremaglia era ministro di Italia nel Mondo, si organizzò quella bellissima manifestazione e cerimonia che era all'altare della patria, dove si premiavano gli italiani nel mondo, quelli che avevano fatto grande, quello che avevano dato un grande contributo, e quindi i missionari, vero sì, suora Miriam, i missionari che sono venuti qui, quanti?
religioni diverse. L'imprenditore contribuì a costituire la Confederazione degli imprenditori italiani nel mondo, e così via come i ristoratori, e poi gli industriali, gli imprenditori, gli scienziati. Allora io colsi questo fino al 2004-2005, allora ho presi questi ideali, questi progetti, e ho cercato nel mio piccolo, in tutti questi anni, di portarli all'estero, perché vivo io negli Stati Uniti, vivo in Texas, dove veramente i giornali non è che arrivavano lunedì, come diceva Caruso, quando si parla di venerdì, lì addirittura non arrivavano quasi mai. E allora abbiamo incominciato con i ricercatori, perché il Texas offre naturalmente un grande trampolino di lancio per quanto riguarda, perché ci sono gli ospedali, i centri medici più grandi del mondo, ci sta la NASA, è la capitale dell'energia, petrolio, gas, eccetera, eccetera, eccetera. Per poi proseguire, e siamo arrivati all'undicesima edizione, grazie anche alla collaborazione con i Comites, che ho avuto l'onore di presiedere appunto per 11 anni, per poi proseguire con tante altre cose che servivano a che cosa? A promuovere il sistema paese, il sistema Italia. E allora, cosa avevamo in comune con Mirko Tremaglia? Avevamo tre cose principali, tre cose basilari. Uno era la passione per la storia e per l'aviazione. Io sono un aviatore, come molti conoscono, come professione, e naturalmente ero e sono appassionato degli aviatori, della storia, dove gli aviatori una volta italiani, l'aviazione italiana è stata, diciamo, la più forte tra il primo conflitto mondiale e il secondo. E ricordiamo la trasvolata oceanica di Italo Balbo, dove Tremaglia si commuoveva quando io parlavo con lui di Italo Balbo, perché era lui appassionato di queste cose. Perché dico questo? Per dare un segnale, Italo Balbo, che adesso vorrebbero togliere la via a Chicago, e sto affrontando delle battaglie che Roberto Meni, nostro segretario, sa, perché mi appoggia sempre, mi sostiene quando io faccio questi tipi di iniziative con i nostri collaboratori del Comitato Tricolore. Quando Italo Balbo arrivò a Chicago, prima a New York, con 24 idrovolanti, 48 motori, fu la missione più grande a livello mondiale di qualsiasi altro paese. L'aviazione italiana era arrivata al top. Venne accolto a New York da 1 milione di connazionali con le bandiere italiane. Lo accolse il generale Eisenhower, che poi divenne il presidente degli Stati Uniti d'America dopo alcuni anni. Arrivato a Chicago, una grandissima accoglienza. E allora ci fu poi, per ringraziare in segno di gratitudine, l'allora Benito Mussolini prese una colonna da Ostia, una colonna romana, e la regalò alla città di Chicago come simbolo di amicizia tra gli Stati Uniti e l'Italia. Questa colonna adesso sta di fronte al lago, portato l'estate scorsa durante la festa della Repubblica, venne a trovarmi l'onorevole Menia e lo portai lì, perché sto cercando assieme a tanti amici di conservare questo monumento, che secondo me è il monumento più antico che c'è negli Stati Uniti. È una colonna storica romana, quindi ai tempi dei romani stiamo parlando. Lui l'ha presa, l'imbarco,
e stiamo cercando di proteggerla, perché la radical chic americana per qualche motivo dice no. Allora io sto cercando in qualche modo di trasmettere anche a livello culturale. Qui non c'è un discorso di destra, conservativi, repubblicani, non esiste. Stiamo cercando di portare un messaggio che gli italiani hanno contribuito per quanto riguarda la storia dell'aviazione nel mondo. Noi in Italia, nel mondo, Ferrarin, De Pinedo, tutti i record mondiali che ci sono stati fino negli anni 30, 20, 40, eccetera, eccetera. E quindi stiamo cercando di educare, in qualche modo, se posso utilizzare questa frase, educare proprio, il popolo americano, e di conservare un certo tipo di cultura e di storia. Per 65 anni, purtroppo, misero a tacere, o non si conosce un'altra storia. Era l'8 agosto del 2009, Mirko Tremaglia andava a Marcinelle e Menia mi veniva a trovare a Erfurt. Ora voi dite, ma dove sta Erfurt? In Amarillo, vicino Amarillo. Ebbene sì, in Texas passarono più di 50.000 italiani, prigionieri di guerra del secondo conflitto mondiale, e gli italiani che vivevano in questo campo di prigionia costruirono una cappella votiva, perché purtroppo lì ci furono degli incidenti e poi qualcuno morì. Allora, come dedica, si costruì questa cappella. Ci sono stati dei vandali che l'hanno proprio quasi distrutta. E quindi gli americani, i texani, chiamano me. Dice, qui dobbiamo ricostruire questa cappella. Dice, ma di cosa si tratta? Io non ero a conoscenza di questa cappella. Stiamo parlando che è in mezzo alle praterie texane. Ma c'era un sentimento di amicizia da parte di questi texani che è stato straordinario. Ma per 65 anni la diplomazia, che pur sapendo di alcune situazioni, perché c'erano state fatte le richieste, e il governo italiano, la mise a tacere. Dopo 65 anni io ho deciso, con una strategia, di mettere non il governo italiano, bensì il governo americano, e dire, noi dobbiamo organizzare questo evento. Abbiamo contribuito a restaurare questa cappella votiva, a dare il giusto merito, la giusta dignità e il giusto rispetto. Il solito Menia parte dall'Italia, all'epoca lui rappresentava, era il sottosegretario di Stato, e mi viene a trovare. Voi vi immaginate cosa significa? Michelonito se lo ricorda alla buon'anima di Enzo Centofanti, consigliere del CGIE. Centofanti fu prigioniero di guerra in Africa, no? E allora fece mettere il picchetto d'onore e con grande rispetto ci furono gli spari che si danno soltanto agli eroi, a quelli che vengono dalle guerre e che purtroppo ci lasciano. Perché? Dice, ma è possibile? C'erano i nostri militari, fece venire una delegazione dell'aeronautica militare italiana, i Marines, e ci fu un senso di rispetto, un segno di rispetto. È un ricordo straordinario per me, per noi, dove il Comitato Tricolore veramente ha messo un'altra, per quanto mi riguarda, una stella lì, perché l'amicizia che c'è tra il popolo americano e il popolo italiano, facendo questo tipo di eventi, si rafforza l'amicizia. Adesso questi vengono qui in Italia, ci si ritrova assieme e si cresce assieme. Ricevendo i complimenti, devo dire che l'ambasciatore Terzi, all'epoca ambasciatore Terzi, che era ambasciatore a Washington, mi diede totale supporto. Ripeto, dopo 65 anni non è stato facile, e siamo riusciti pure a fare questa iniziativa. Dopodiché c'era il discorso dei cimiteri, dove Mirko Tremaglia era appassionato. Ricordiamo che il papà di Mirko Tremaglia morì in Africa, e lui rimase
E quando mi raccontava a me le sue storie familiari, disse: sai, io mi trovavo al cimitero lì, andavo a visitare, e lì c'erano i fiori tricolori, e lui rimase colpito. E da lì partì poi l'amore di Tremaglia verso l'altra Italia, verso gli italiani nel mondo, perché durante la sua visita a questi cimiteri lui capì: ma com'è possibile, in Italia non mi rispettano, invece in Africa o all'estero io trovo questo senso di rispetto e di amore verso i defunti, verso anche gli italiani. Che non è facile trovare italiani e i cimiteri, ma comunque io, attraverso i nostri amici del Comune Tricolore, una delle missioni che ci siamo dati è proprio quella di salvaguardare, di dare più dignità a questi cimiteri dove ci sono i nostri connazionali. E da lì vi devo dire, mentre si parlava del discorso dell'8 agosto, che è un altro grandissimo contributo che Mirko ha dato, Marcinelle è il simbolo, sì, e quindi la giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, ma non dimentichiamo che ci furono purtroppo altre tragedie, per esempio la Monongah in West Virginia, addirittura con un numero di morti più elevato, e Dawson, la città fantasma in New Mexico. Dawson non viene, è una città sconosciuta dove noi abbiamo cercato di dare importanza, come è stato scoperto che degli italiani, un professore, a noi in questi cimiteri incominciava a vedere i cognomi italiani, ma qua guarda quanti italiani ci sono, circa 400, famiglie intere, perché lì lavoravano 13 anni, 14 anni, figli, nipoti, famiglie intere. E allora si scoprì che a Dawson poi ci fu un'altra tragedia, perché lì c'era il discorso dell'oro, delle mine dell'oro, la conquista del West e così via. E quindi ci siamo messi di buona volontà per cercare anche lì di capire cosa possiamo fare e così via. Ecco, io voglio andare oltre pure, di continuare. Non è facile, i mezzi sono quelli che sono, ma per poter ricordare, non solo per ricordare, noi dobbiamo andare oltre. Ecco lì, alla Quinta Avenue, dove Tremaglia mi chiese all'epoca, nel 2000, quel viaggio mi sembra che ne sembra nel 2009, il Columbus Day del 2009, voleva assolutamente la Alfa Romeo rossa decapotabile, quella lì, e ci sta lì la signora Ita, che non vedete, la signora Ita sta in prima fila davanti e lui stava di dietro con l'impermeabile bianca famosa, dove sta l'altra, e lì era, per lui era una cosa, e gli abbiamo dato questo onore. C'erano più di 100.000 spettatori nella Quinta Avenue a New York, così come il grande rispetto che gli fu dato con il picchetto d'onore a Arlington, Veronica, quella fu un'altra cosa. Allora, ci dobbiamo fermare lì? La nonna Assunta mi dice, la signora Assunta diceva prima, ma chi è che può fare questa ragione? Sono gli uomini che cambiano, le donne. Non è un discorso di organizzazione. Un'organizzazione è composta di uomini e donne. Se si vuole, si possono cambiare tante e tante cose. Ma ci vuole la testa. Bisogna ragionare e bisogna avere molta buona volontà. Nessuno qui, c'era un supporto morale che mi veniva dato a me e ai miei collaboratori. Non è che ci hanno dato un aiuto, perché ci vuole anche lì l'aiuto economico, ma con il volontariato si è riuscita a portare tante iniziative. Io spero che queste iniziative continueranno, ma questo dipende tutto da noi. Non è facile, però quello che diceva Mirko, per concludere, diceva Mirko: ovunque ci sia un italiano, lì c'è il tricolore d'Italia. Quindi quei 60 milioni che voi parlate, è vero ambasciatore, forse ci saranno più, ma i veri ambasciatori italiani
sono gli italiani nel mondo, a prescindere che se delle professioni, i ristoratori, i pizzaioli, qualsiasi cosa che viene rappresentato con il marchio Made in Italy, d'italiano, che è molto attraente perché lì poi c'è un discorso non soltanto culturale ma anche economico e commerciale, è importante perché lì c'è un pezzo d'Italia. E cosa devo dire di più di questo? Devo dire che dobbiamo essere forti, caro segretario e cari amici e amiche, di continuare su quella strada, non fermarci. Lui non smetteva mai di sognare, ci dava la forza, la carica, quella telefonata settimanale mi diceva vai, 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 a volte eravamo pure in disaccordo, gritavamo, lui gritava a me, io gritavo pure io, però alla fine ci dava la forza e la carica di continuare. E dobbiamo continuare per quella strada, cari amici, perché altrimenti c'è il rischio, visto che c'è una mancanza di sensibilità assoluta, tranne qualche esempio, verso il nostro popolo italiano all'estero, che è un popolo, credetemi, che crede nei valori della patria e nei valori fondamentali che ci sono. Dobbiamo dire veramente un grazie particolare agli italiani che risiedono all'estero. Grazie per questa grandissima opportunità, per me è stato un grande privilegio stare qui con voi stasera. Grazie di tutto. Io sono a disposizione nello stato della Stella Solitaria, che è quella texana, dove voglio ricordare a tutti che il 2 giugno del 2010 all'unanimità passava un atto legislativo che rendeva orgoglioso la nostra nazione, dove il governo texano, lo Stato texano, riconosceva l'Italia National Day, ovvero sia la giornata del patrimonio italiano nello Stato del Texas. Queste sono una grandissima soddisfazione personale del Comitato Tricolore e dell'istituzione dei Comites. Quello è stato un grandissimo successo dove all'unanimità il Congresso e il Senato riconosceva agli italiani d'America e del Texas questa giornata straordinaria di italianità, la festa della Repubblica. E così via, continueremo per concludere con il Columbus Day, dove vorrebbero cancellare la festa del Columbus Day, che è la festa degli italoamericani, la più grande che c'è, perché si sono messi in testa per un discorso religioso, perché con il Colombo, Cristoforo Colombo, ma non hanno capito che stanno facendo un discorso contro gli italiani. Faremo il possibile per cercare di salvaguardare anche questo evento del Columbus Day, che onora tutti gli italiani d'America, gli italoamericani. Grazie ancora e grazie Mirko, che come se parliamo stasera di Mirko significa che sta con noi. E dobbiamo continuare.